Grazie Presidente. Diciamo che c'è stato un refuso. L'interrogazione è stata presentata dal consigliere Biolchini il 22 settembre 2011. Noi abbiamo risposto il 21 novembre 2011, quindi perfettamente rispettando i termini, ma ovviamente abbiamo risposto a nuovo capogruppo del gruppo rispondendo al consigliere Gandolfi, ma credo che all'epoca l'interrogazione fosse condivisa da entrambi. Di cosa parliamo? Ed è ancora condivisa. Ecco, la cosa importante è questa, che quest'opera è condivisa anche dalla Giunta e in modo particolare dall'assessore che ha la delega. I consiglieri interrogavano per sapere cosa intendeva fare la Giunta in merito alla rumorosità che si verifica lungo la Pobiano-Cavenago, per intenderci è il raccordo tra quella che sarà la nuova Cassanese riqualificata e l'uscita dalla Brebemi tramite la nuova Cassanese riqualificata passando per Pioltello. Per l'esattezza, la rumorosità che oggi si avverte lungo il ponte della ferrovia, meglio noto come ponte della Sisas. Nell'interrogazione, allora, leggiamola che forse è meglio, leggiamo la risposta. Ad oggi il traffico transitante sulla strada provinciale 121 in comune di Pioltello non è aumentato, come segnalavano o come chiedevano gli interroganti. I dati forniti dalla centralina di proprietà della provincia di Milano, posta nei pressi del centro abitato di Pioltello, dimostrano che il traffico risulta essere pressoché invariato rispetto agli ultimi 5 anni, con un traffico giornaliero medio valutato in 28.500 veicoli. Non è poco, però no, è quello che c'è stabile ormai da parecchi anni, da 5 anni. Non risultano a noi pervenuta alcuna richiesta da parte di cittadini o di comitati di cittadini per avere notizie in merito a queste barriere isolanti dal rumore. Può darsi che abbiano scritto alla provincia, certamente non all'assessorato di cui io ho delega. Comunichiamo inoltre che nel marzo 2009 era stato approvato da parte della Giunta un progetto per l'installazione di barriere acustiche lungo la strada in argomento, in corrispondenza del cavalcavia ferroviario in comune di Pioltello. Tale progetto è oggi bloccato a causa delle ristrettezze economiche determinate dal patto di stabilità. Gli uffici tecnici predisposti stanno sviluppando il progetto definitivo, denominato Strada Provinciale 121 Pobiano-Cavenago, realizzazione della variante al centro abitato di Limito, frazione del comune di Pioltello, che prevede la realizzazione di una nuova variante stradale che dal cavalcavia si connetterà alla strada provinciale 103, opera che garantirà il collegamento tra le provinciali 103 e 121 senza congestionare il centro storico di Pioltello. Ove infatti tale opera non venisse realizzata, per raggiungere lo svincolo della Brebemi in corso di realizzazione, occorrerebbe necessariamente transitare per il centro cittadino, causando quindi non poche problematiche connesse al passaggio di un tale flusso di traffico. In parole diverse, parliamo non tanto delle barriere acustiche, parliamo della Pobiano-Cavenago. Cosa sta accadendo? La riqualificazione della Brebemi va avanti. La Cassanese quindi verrà riqualificata e assorbirà un grande flusso di traffico che probabilmente, certamente aumenterà, almeno è quello che io ipotizzo. I progetti preesistenti, per errore, ed è facile indicare e lapidare chi sbaglia, erano stati errati, per cui le strade non dialogavano. La nuova strada non dialogava con la nuova Brebemi, erano a livelli sfalsati. Abbiamo rivisto il progetto, si pone un problema, il finanziamento. Avevamo messo quest'opera come un'opera prioritaria e quindi l'avevamo inserita nell'elenco delle opere pubbliche da realizzare e mentolandola nel bilancio approvato l'anno scorso, prevedendo un finanziamento della Regione Lombardia confermato come fondi Porlo di 1.700.000 euro, se non ricordo male, e un finanziamento della provincia di Milano di 2.800.000 euro da
connesso alla vendita dell'immobile di Porta Vittoria. L'immobile di Porta Vittoria non è stato venduto, i 2.800.000 euro mancano al momento all'appello. Questo vuol dire che non la faremo? No. Ormai, siccome credo che il compito più grande che ci siamo presi come assessori è quello di inventare le risorse, è quello di mettere il massimo del nostro impegno e della nostra fantasia per riuscire a trovare le risorse. E credo che abbiamo trovato anche queste risorse. Per cui abbiamo confermato alla Regione che presenteremo entro fine mese, come previsto, il progetto definitivo e il piano di finanziamento. Se non si mette per traverso qualcosa, credo che sarà realizzata quest'opera, che rimane un'opera prioritaria, un'opera che io ritengo che comunque, anche se dovesse fallire questo percorso che abbiamo individuato, che è un percorso che poggia su una costruzione di grande impegno e di grande buona volontà, che credo verrà appoggiata dal Consiglio tutto, perché è tutto poggia su i risparmi che faremo non mettendo dei soldi nella realizzazione della variante varesina, e una parte dei risparmi, perché la variante varesina ci verrà realizzata da Autostrade per l'Italia, il risparmio di quella somma noi la utilizzeremo e la impegneremo in parte per fare quest'opera. E tutto però si regge su una serie di incastri, per cui se salta un incastro bisogna ripartire da altrove. Rimane ferma la volontà di farla e di fare conseguentemente anche le barriere acustiche. Siamo nelle mani della provvidenza e del nostro impegno diuturno. Precisazione di carattere Grazie. Politica, nel senso che siccome avevamo presentato questa interrogazione, il cui firmatario confermo assolutamente il consigliere Biolchini, però l'avevamo presentata quando era parte di IDV, confermo che questa è un'interrogazione che è ancora condivisa da IDV e per il quale manifestiamo anche noi il nostro interesse e ringraziamo anche noi l'assessore per la risposta. Diciamo, come gruppo IDV saremo più soddisfatti quando vedremo realizzata l'opera, evidentemente. Grazie.